Raga, andiamo avanti con il bellissimo Vampyr e ripartiamo esattamente dove ci eravamo lasciati nel video precedente. Stavamo cercando Sam Hampton, il tizio che avevamo salvato da William e che è improvvisamente impazzito e ha fatto una strage all'ospedale per poi fuggire nel suo luogo. Secondo me si può aprire, se non ricordo It's male. Ah locked. no, si può aprire. Per fuggire e scappare al porto fino a qua. L'abbiamo rintracciato, abbiamo raggiunto questo posto, abbiamo parlato con la stronza qua e andiamo avanti. Chiacchieriamo anche con lei. Ho già visto usando i miei poteri che Sam Hampton è qua dentro, ok? Ora Good ci faremo evening, pure miss. una chiacchierata. I'm Dr. Jonathan Reed. Can I help you? A fancy doctor lurking at night by the docks. Not fishy at all. And what about you? Working outside at night in this dangerous part of town? You want to know my secret? I'm trying to earn money. And I'm Lottie Paxton, by the way. Lottie Paxton è la figlia della stronza, quella di cui avevamo parlato presa precedente. La sua vita a Londra. Non è pericoloso lavorare di notte? Mamma mia, ma che domande. Di questa parte della città, domande personali. Questo però è interessante. Chi è il santo addolorato? Quello che ha What dato can you a lei una tell me about casa? the sad saint? It's just the nickname of Sean Hampton, Ah, the Sam sad Hampton. saint of the East End. He gave me shelter, and he's not always sad. Ok, ma nulla di che direi. Goodbye, miss. Sam Hampton comunque l'abbiamo beccato, raga. Adesso facciamo un velocissimo check della situazione qua. Raccogliamo tutto quanto il più possibile. La bomba esplose appena dopo l'alba di fronte alla fabbrica di munizioni. Il datore di lavoro principale del quartiere. La detonazione ha rotto tutte le finestre della zona, è un miracolo che siano morte solo due persone all'attacco. Questo qui, raga, è il giornale, quello, ricordate Devson, quello che avevamo conosciuto? Se non ricordo, è lui, Dizon Denley, lui era quello che aveva fatto esplodere la bomba, ma questa l'abbiamo già It's fatto locked, all right. nelle partite precedenti. Sam Hampton, io l'avevo beccato usando i poteri di vampiro. Preghiera scritta a mano. Lottie Paxton. Abbiamo degli indizi su Lottie. Questa è Giselle, che è la stronza. Lottie è lei, quella simpatica. Glad to Vediamo se riguarda la morte di sua madre. Tell me about the death of your mother. Giselle killed her, plain and simple. She killed her with her daily whims, her laziness, and her complaints. That's quite a statement. You can't kill someone because you're fickle. Mother was very ill, but I forgave Giselle. What I couldn't stand was how she cried at her funeral, like she was the one left alone. Giselle non è forte quanto lei. Perhaps your sister is not as tough as you are. I know that, and I don't blame her. It just makes me sad that my own sister is the person I understand the least. Giselle is the only family you have left. Don't you think it's time you forgave her? Sometimes words are harder to forgive than acts, Dr. Reed. C'ha ragione. Quindi lei Goodbye. ha ucciso la loro madre. Allora un attimo, andiamo a parlare con la stronza. You again. Voglio farti un lavaggio mentale. Ora mi dici Giselle, la tell morte. me about the death of your mother. After our father died, mother worked so hard she made herself sick. We spent all the money we had on useless drugs and doctors. Ecco perché odio i It was dottori. hell. Hell? What do you mean? The three of us were exhausted and desperate. And when I'm desperate, I tend to get angry. And I'm hard to live with. Lottie said I killed mother. Dovrebbe parlare con. Ha un carattere irascibile. Dovrebbe parlare con sua sorella. Lottie non intendeva dire quello. Dovrebbe parlare con sua sorella. You should talk to your sister. Whatever happened when your mother died,
The truth lies somewhere between your two versions. I don't want to talk about that. It was years ago. We Paxton sisters are tough. We don't apologize. You speak of strikes and class enemy. Vabbè, questa qui, quindi in realtà non è che l'ha uccisa proprio, col suo carattere di merda lei dice che l'ha uccisa, essendo irascibile, ma non è che fisicamente l'ha uccisa. You lost your job because of your beliefs. Those bastards really hate a worker who refuses slave wages and unsafe conditions, especially when it's a woman. Isn't the whole point of trade unions to help workers in need? Why don't they support you? A few nights back, I lost the money my companions had asked me to hide. With me and my sister being penniless, they thought I stole it. What really happened? I drank too much that night. Strange men saw me count the money in that bar. Some sort of militia in uniform. I'm sure they robbed me. Nuova indagine. Ha perso il lavoro a causa dei suoi ideali. Ok. Interessante come cosa. Bottino di guerra. Diamo un'occhiata. Allora, che abbiamo qua? Scavatori di tombe, il cacciatore, Giselle. Cerchi i ladri di Giselle Paxton. E dove si trovano i ladri? Ok, si trovano qua. Potremmo andare a fargli una visita, eh? Potremmo andare a fargli una visita. Ritorniamo al nostro obiettivo principale, cioè andare a fare una chiacchierata con Sam Hampton, perché abbiamo visto che no, sto uscendo, abbiamo visto che effettivamente non è più un mostro. Eccolo qua, Sam. Foglio ripiegato. Perdonami Dio per quanto sto per confessare. Alcune volte vorrei non aver mai salvato Dyson Danley dall'annegamento quando cade nel canale. Ecco, l'ho detto. Ti prego Dio, perdonami, sono solo un peccatore. Dyson potrebbe essere il caso più frustrante con cui abbia mai avuto a che fare da quando ho aperto il mio rifugio all'East End. Per anni ho provato a capire come mai quest'uomo meritasse di continuare in modo così intenso. E penso di aver capito il perché da poco. Vabbè, praticamente niente, cioè quello che già sapevamo, che Dyson beve per soffocare l'annientamento della bomba che aveva fatto esplodere. Ne avevamo parlato già qualche partita fa. Dyson, ora abbiamo qualche dettaglio in più. E Dyson è stato salvato da Sam Hampton molto probabilmente dopo che aveva piazzato la bomba e aveva ucciso per sbaglio quelle due coppie. Dopo abbiamo Sam. Why the long face, doctor? A quanto pare si vede che non ci sta proprio molto con la testa. Siamo cambiati molto entrambi. Come osa? E questo che la preoccupa? Facciamoci una chiacchierata. Is it all that worries you, Sean? My long face. Really? This is a blessing for me to become a skull. Immortality gives me more time and energy, if truth be known, to run a shelter. What more could I want? Since you left Pembroke, the amount of blood that has been shed, it's hard to believe you, Sean. Ask what you will. As the Lord is my shepherd, I will not speak a lie to you. Ha ucciso Harriet Jones. Ciò che è diventato non la spaventa? Aren't you afraid of what you've become? We are blessed, Doctor. Can't you see it? The Lord has made us able to walk amongst the plague and aid those that need it. Ora deve bere sangue per sopravvivere. I simboli sacri ci respingono. This is a blessing when God's own house and holy symbols repel you. If that is your burden, Doctor, so be it. But I do not fear the cross, nor am I forced to take the life of another. My kind doesn't share your imperfections. Ora deve bere sangue per sopravvivere. Blood now to survive. No, not your scripture. Whoso eateth my flesh and drinketh my blood hath eternal life, and I will raise him up at the last day, so saith the Lord. I only need to eat flesh, no blood.
Ma carne, la carne la deve mangiare, ma carne umana si mangia questo. Perché è tornato qui? Why return here? This is my home. These people are my flock. You will always find me where I am needed. Uno scalbono, si ricordi di William Bishop? Uno scalbono? Wonders never cease. Scal, managing an asylum. And what of you? A vampire doctor? Meals laid out before you. Yet you restrain. And what about William Bishop? He tried to take care of you. But this hunger, this thirst cannot be restrained. Alas, poor William. He had a good soul, but was weak in spirit. He could not shake the thirst for booze, never mind blood. But have faith. My will is far stronger than his. Non lo so, non lo so. Ha ucciso Harriet Jones. Andiamo al nocciolo della questione. The Pembroke Hospital. Killed old Harriet. You must be mad, doctor. Why would I do such a thing? Vuole dirmi che è So you innocente? Claim Miss Jones' death was not by your hand, nor the other incidents at Pembroke. Though Harriet was an angry, spiteful woman, she was one of God's creatures. I have nothing but love for all he has made. La conosceva But bene. You were close to her. Of course. But she was lost, separated from the fold. She did not see the hand of the divine in my blessed condition. People have been murdered. I've seen the blood. I don't believe you can be trusted. Have a little faith, doctor. If you will follow, I will guide you to the light. How do you plan to do that? Take this key of the old sewers. The entrance is by the riverbank, south from here. There you'll find all the proof you need. Sono curioso. Very well. You have definitely intrigued me. I hope you're right, Sean. I'll be here when you return. If you still think I'm a threat then, well, I'll surrender myself to your judgment. Ok. Esplora le fogne. Interessante, raga. Non è lui l'assassino, davvero? Eppure. Eppure. Sembrava proprio di sì. Allora, chi ha mentito? La vampiressa. La gnocca vampiressa. Forse ci ha ingannato. We'll have a talk when you've returned from the sewers, Dr. Reed. Va bene, ripuliamo tutto l'edificio e proseguiamo per le fogne. Qui non vedo però nessuno con cui parlare. Vediamo se riusciamo a raccogliere qualche scia. Aspetta, ma qua c'è del sangue però. Cos'è questa scia di sangue? Che proviene da dove? Questa è una porta segreta, raga. Questa è una porta segreta. Avete visto? Molto probabilmente la potremo aprire più avanti. Nasconde qualcosa però, eh? Questa scia di sangue nasconde sicuramente qualcosa. Lettera bruciata. Signorina Paxson, sono venuta a sapere da poco al rifugio Hampton per mesi di denaro, qualche sostegno di ogni genere. Se non ricevessi una risposta positiva da lei, io potrei, le mie ragazze ottengono sempre quello che vogliono. I Wet Boys verranno da lei e sua sorella. Un attimo. Lotti si è aiutata di aiutare i Wet Boys malgrado le loro minacce. Ok. Dentro questo cestino. Bisogna controllare proprio tutto. Allora, parliamo con Lotti. Parliamo delle minacce. Mi parli della minaccia delle gang. Tell me about the Wet Boot Boys. I know they've threatened you. Edwina Cox wanted me to provide her with information about Mr. Hampton's resources. I refused. Is that not dangerous? Fuck them and their lies. They claim they protect the interests of the neighborhood, but they are just greedy parasites like all the rest. Ammiro il suo coraggio. I respect your courage, Miss Paxton. And I hope life will never wear you down. Dr. Reed, you know how to make a girl blush. I am glad you came to the docks, whatever your real reasons are. Ok. Goodbye, Miss. Edwina, appena possiamo ce la pappiamo, eh.
merita di essere di finire tra i nostri denti. Diamo un'occhiata anche qua sotto. Magari può esserci qualcosa di utile. Scegliere. Nulla di che. Va bene. Va bene, raga, non resta che andare. Oh, lui è il cacciatore di vampiri. Good evening, Mr. Throckmorton. Dr. Reed, can I be of Quello any assistance? a cui abbiamo Have you bruciato noticed i anything suspicious manifesti nella lately? partita precedente. I suoi manifesti sono stati distrutti. I'm afraid your posters were destroyed. It cost me good money to print those posters. Such a pity people don't take the vampire menace seriously. Did you really think the posters would be useful? See the sad saint of the East End? How a single man can help so many people? I consider myself the discreet protector of these men and women. Ok, indagine riuscita. Abbiamo sbloccato anche un indizio in più. Perché protegge il Tell rifugio? me, Ichabod, why do you consider yourself the protector of Shaun Hampton's shelter? He is a truly inspiring example. Dedicated, pious. His shelter is open to all, whoever they are. Most admirable. Va bene. E direi che possiamo andare, raga. Abbiamo fatto praticamente tutto. Ci dirigiamo alle fogne. Il fatto del quartiere è in salute, però, no? Allora. Raccapezziamoci un attimo, perché abbiamo bottino di guerra, cerca i ladri che si trovano qui, e qui c'è anche l'ingresso delle fogne, quindi potremmo fare entrambe le cose. Ora lì avevamo parlato con i tizi, dirigiamoci. Che è sta scia di sangue? È un rifugio. Nascondiglio sbloccato. Qua si dorme. Allora, io ho paura ad andare avanti e salire di livello, anche se mi farebbe comodo, eh? Mi farebbe molto molto comodo. Il problema è che ho paura che poi la gente mi si ammala se faccio passare troppo tempo, giorno e notte. Porta sbloccata. La gente mi si ammala e poi è un casino. E ho paura di non avere abbastanza materiali per curarli tutti. Allora, adesso qui, allora, se io esco, vado praticamente dentro questa via di qua, praticamente dovrei scendere e arrivare al porto. Continuiamo comunque a dare un'occhiata, aprire bauli. Raccogliere monetine, che queste ci faranno molto comodo. Allora, di qui, ok, noi dobbiamo andare di qua, lì c'è già della gentaglia da eliminare. Di qua ritorniamo indietro. Sì, ok. Di qua ritorniamo dove eravamo prima. Ok, perfetto. Ci stiamo un attimo orientando, stiamo piano piano imparando. Purtroppo l'avanzamento è lento, ma è fondamentale orientarsi. Qua c'è altra gente, Giulia, ho visto altra gente ancora. Allora, il porto però dobbiamo andare tutto a destra e poi scendere. E i nemici sono abbastanza cazzuti.
Nota della guardia di Prydwen. Cioè, praticamente stanno insultando Ichabod Torbon, quella con cui abbiamo appena parlato, dicendo che è un peso morto. Qua, la guardia Prydwen non ritiene che Ichabod sia un vero cacciatore di vampiri. Quanti siete? Siete in tanti? Siete in tanti. Siete parecchi. Aia. Ripuliamo tutto. Qua ce ne sono tre che vagano. Vagano a casaccio. A questo punto proviamo pure a farli fuori. E qui arriviamo dall'altra parte del porto. Oh, che This could be the succede? public house Giselle Paxton mentioned. I should investigate further. Decido io se è il posto per me oppure no. Aia. Aia, aia. Oh. Ma tu sei cattivissimo con... Fanculo. Dammi del sangue che mi serve. Porca puttana, ma questo è cattivissimo, raga. È un cazzo di indemoniato. Salute. Dobbiamo eliminarne uno. Dobbiamo eliminarne almeno uno. Palle con sta torcia. Aia. Guarda, sto morire per colpo di stopirla. Trova l'entrata delle fogne. Giselle stolen money. Paccato di piccolo denaro. Ok, questi qua sono i soldi che Prydwen has some unethical ways of financing them. avevano rubato a Giselle. Bene, facciamo salire un po' la salute. Comunque di qua non si riesce a entrare, eh? Sicuramente dobbiamo scendere. L'ingresso del molo deve essere lì sotto dove ci sono quei tre tizi. C'è nulla. Allora vediamo un attimo qua. Niente. Io andrei a far fuori anche quei tre tizi che c'erano là che passeggiavano. C'è quello con la croce è un po' rompipalle, eh. Così questo ce lo pappiamo. Aia, madonna. Oh, e basta. Pappiamocelo. Ma non provare a fare nulla. Ok. Ok.
Adesso mi faccio una bella scorpacciata. È l'ora della pappa. Via. Fiala di vetro. Questa? Ah, questa qua è la casa dove io ero sceso. Poi avevamo già raccolto tutto. Ok. Se invece vado di qua, ritorno. Beh, a sto punto potremmo anche parlare con Giselle e completare la missione. Se riusciamo a trovarla. No, Lottie, scusate. O era Giselle, non mi ricordo. Forse era Lottie. No. Era Giselle. Eccola qua. Ho trovato gli uomini che l'hanno derubata. The men who stole from you. You were right. They were members of some self-proclaimed militia. I knew it. Did you find the money too? Sì, dammi il denaro, anche se stronza. Here it is. They thought they could finance their activities with it. Magari cambio opinione sui medici. Would be kind enough to. I misjudged you badly. I'm... well... thank you, sir. Will you give the money back to your comrades, then? Fuck those bastards who fired me. I'll give the money to Miss Gillingham. Her son Jack was a friend of mine. He was killed recently. Ok. L'indagine è riuscita, abbiamo nuovi indizi. Quindi lo dà praticamente alla signora, quella con cui avevamo parlato nella vita... nella vita, sì. Nella partita precedente. Nel video precedente, volevo dire. Vabbè. Continuiamo, torniamo indietro. Stiamo iniziando a orientarci, eh? Stiamo iniziando a capire un po' com'è. Quindi praticamente noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo esplorato praticamente tutta questa zona qui. Possiamo anche direttamente andare da questa parte del porto. Qua tutto a sinistra. Ok, saliamo sopra. Saliamo su, prendiamo, esploriamo anche questa parte del porto. Li facciamo fuori tutti i tizi. Tanto sono di livello... non hanno un livello basso, ma... Oh! Oh! Bastardo. Ehi. Maledetto bastardo. Ah, vi devo succhiare. Vuoi morire con una succhiata? Qua ritorniamo al porto. Praticamente noi questa zona qua in realtà l'avevamo già esplorata, perché noi andando da questa parte nella partita precedente poi eravamo entrati dentro sta casa che ci aveva condotto ad Asen. Ok, direi che possiamo, qua dove abbiamo ucciso il tizio, ci facciamo giusto un giretto qui per vedere. Ecco, infatti. E qua sicuramente c'è qualcosa che ci può interessare. Le prendiamo. Qua sotto. Allora, loro era. Vedete, loro sono là sotto, eh?
Loro sono là sotto. Diamo giusto un'occhiatina qui. Qua avevo già ucciso qualcuno. Qua avevo già giusto ucciso un po' di gente. Ora abbiamo loro tre. Di che livello sono? Livello 19, 18. Ok. Beh, sono fattibile. Dobbiamo semplicemente dare una bella bastonata a lui. L'arciere diventa la nostra preda, se riusciamo. E lui è il più pericoloso. Ok, una volta eliminato lui possiamo cibarci delle piccole prede. Aia, bastardo, dammi di cibo. E basta con queste torce di merda. Via. Accettato. Sarebbe anche il caso di recuperare un'arma un pochino più prestante, perché non è che mi sta facendo impazzire questa. Trovo l'entrata delle fogne, che dovrebbe essere questa. Diamo giusto un'occhiatina qui. Intanto utilizziamo anche il sangue per recuperare un po' di salute, che qua non si può fare più nulla. Fare avanti e indietro è fondamentale per recuperare scellini, oggetti vari, è praticamente fondamentale. A parte il fatto che comunque l'ambientazione non è che sia particolarmente ricercata, però comunque è interessante, si esplora in modo abbastanza piacevole. Le fogne dell'argine. Ok, trova l'entrata delle fogne. Qui abbiamo l'ultima quest anche restante, che dovrebbe essere qui. Oltre che cercare qua c'è l'uomo nascosto nelle fogne. Era il tizio che dell'amico di Jack, ok, il figlio della signora, quello che è morto. E molto probabilmente lui si è nascosto dopo che hanno ucciso uno della banda criminale dei Wet Boys. Ok, mi sembra sempre, c'è questa sensazione costante di dimenticare di raccogliere cose. E effettivamente è difficile notare alcune cose che possono essere raccolte. It's locked, all right. Ok, questo qua è da dove usciremo molto probabilmente. Ci sono anche dei topolini, quindi. Non è che sono ben evidenziati That comunque, doesn't work. eh. Così non va. Un attimo. Che succede? Devo attivare questo interruttore. E cosa devo fare? Oh, aspetta. So that's it. These wheels control the water Le level. valvole regolano il livello dell'acqua. E quindi devo abbassarlo. Proviamo a girare qua. Così il livello dell'acqua sale. Io posso passare di qua. Per quale motivo dovrei. Oh. Ok.
Ok, allora le valvole regolano il livello dell'acqua. Questa si può aprire e si può chiudere. Molto probabilmente quei barili che vediamo dall'altra parte delle grate, credo, creino un blocco alla paratia, se si può chiamare così, e non gli permettono di chiuderla. Quindi andando a sbloccare quelli, di qua non posso salire, andando a distruggere quelli ci provo, perché magari. Ok, quindi giusto un'occhiata se c'è qualcosa. Ma sapete che così sono molto più veloce? Dovrei andare in giro sempre così. Ok, ora si chiude. Possiamo andare a interagire. Ok, ora si apre. Perfetto. Un enigma molto semplice. C'era qualcuno ma se n'è andato. Prepariamoci a. Cosa mi dai? Niente, beh, era una cassa vuota davvero. Qua? La macchia di sangue. Cosa c'è scritto qua? Nulla. Niente. Possiamo proseguire. Questi si alzeranno tra un po'. Macchie di sangue. Oh. Entro da quella parte. Topolini, buoni. No, dai, non sono così male, I can't believe I'm doing this. dai. Non sono così male. Però c'è questo tizio qua che si teletrasporta che non possiamo raggiungere. Altro morto. Ma quindi non era lui a commettere gli omicidi? È I cannot enter. chiusa. Succede qualcosa, attenzione. Stanno scappando o stanno attaccando? Minchia, che botta. These maggots have escaped the wrath of Ascalon for too long. It is time to purge the sewers of their filth. You again? The one they call the sewer dog. Hold your tongue, newborn, or I'll crush you like a maggot. You've let the beast consume you. Finally! Dobbiamo combattere, eh? Porca vacca. Respect the laws of Ascalon. And the curse is all. Aia, mamma mia, ma questo fa malissimo. Aia. Posso stunnarlo però. Ma no, non ti puoi girare così però. Brittle bones, newborn. Aia, aia. No, vabbè, ma questo mi fa malissimo, raga. Questo mi apre in due. Ah.
Ah, basta, morto. E forse c'è una speranza. Ma non posso neanche andare avanti così all'infinito. Non posso neanche andare avanti così all'infinito. 2, 3. Il suo moveset è molto prevedibile comunque. Aia, no, vabbè. Qua no. 1. Due, tre. Che cazzo ha fatto? Oh! Merda! Oh! Ma che è sta mossa? Ma dobbiamo fare tutto, sempre toccate e fuga. No! Vai. Aia. Aia. Vai. Via. Vabbè, però... cazzo di mossa. 2 3 1. Ah merda, ma adesso fa sta roba. Fanculo. Aia, aia. Merda, sono morto. Sono fottutamente morto. Vabbè. Found your death in me. Dai. Vai. Via. Proviamo a non farci colpire per un po'. Uno. No. Ok. 2, 3. Via. Via. Colpetto. Via. E 3. Porca vacca. 2, 3. Via. Ha fatto qualcos'altro. Due, tre. Aia. Via. Slow as a snail. Via. Via. Merda. Merda, 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 merda. No, 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 no. I shall crush you. Ah, dove arriva? Ma qua cos'è? Random. Questo è random, oh.
andare qua avanti per un po'. Aia. Down, stay down. Ma dove cade? Mi fa cagare addosso quando... No, 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 no. Via, 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 via. Aia. You found your death in me. Ma cade. Aia, vaffanculo, lo sapevo. Vai. Dai, forse ce la facciamo. Un colpetto? Vai, grandissimo. Grandissimo. Porca vacca. È stato tosto, eh? Sconfiggi la bestia. Wow. È stato... Uff, insomma. È stato tosto. Ora dobbiamo capire dove... come muoverci, dove spostarci, dove andare. Raga, direi che ci possiamo vedere alla prossima partita. Io spero che questa vi sia piaciuta. Se supportate il canale con un mi piace e un'iscrizione fa sempre strapiacere. E niente, alla prossima. Bella.